Vola la campagna di immunizzazione in Abruzzo. Se si manterranno questi ritmi, la nostra regione otterrà immunità di greggio il 21 agosto, primato in Italia dopo la campania. Finora sono state somministrate in Abruzzo 890.875 dosi. Ieri circa 11.000 con un trend del 94,6% rispetto alle dosi disponibili e rispetto ad una media italiana del 92%. Oramai il 73,2% degli over 80 abruzzesi, la categoria più a rischio, ha completato il ciclo e l'80,5% ha ricevuto la prima somministrazione, anche se in questo caso la media è sotto quella italiana. Un'ulteriore spinta sarà garantita dalla discesa in campo delle farmacie che potranno effettuare oltre 3.500 vaccini al giorno. Continua intanto a consolidarsi la flessione della curva del contagio in Abruzzo, con un tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno che scende a 0,6%. Inoltre il totale odierno dei guariti comprende casi non precedentemente comunicati dalle ASL relativi al periodo settembre 2020-aprile 2021 e il numero sale a 69.355, ovvero 2.137 in più. Incoraggianti intanto i dati della GENAS, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. In Italia sono solo 9% le terapie intensive occupate da pazienti Covid, valore ancora in calo come quello dei posti Covid in reparto, 8%. In Abruzzo l'occupazione dei posti letto è anche al di sotto della media, 4% nelle intensive e 7% nei reparti ordinari. I numeri sono relativi al 7 giugno e basati su una rielaborazione di quelli della protezione civile. Si tratta di un nuovo record a ribasso dall'inizio del monitoraggio, ovvero da novembre 2020, e rappresentano un calo per entrambi i parametri del 3% rispetto ai dati dello scorso 30 maggio. I dati sono ancora più significativi se si confrontano con quelli di due mesi fa. Il 29 marzo, infatti, le terapie intensive Covid erano al 41% e i ricoveri Covid al 44%.